Fosse Ardeatine, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto sono soltanto alcuni dei luoghi nei quali i demoniaci alleati di Mussolini massacrarono a sangue freddo migliaia di inermi civili italiani. Tra di essi centinaia di bambini e perfino di infanti. Molti furono addirittura arsi vivi, alcuni decapitati. Queste due ricorrenze concomitanti e luttuose, primavera del 24, primavera del 44, proclamano che il fascismo è stato lungo tutta la sua esistenza storica, dal primo all'ultimo giorno, non soltanto alla fine o occasionalmente, come qualcuno vuol farci credere, un irredimibile fenomeno di sistematica violenza politica omicida e stragista. E lasciatemi aggiungere anche per decenni del dopoguerra. Lo riconosceranno una buona volta gli eredi di quella storia? Tutto purtroppo lascia pensare che non sarà così. Il gruppo dirigente post-fascista, vinte le elezioni nell'ottobre del 22, aveva davanti a sé due strade: ripudiare il suo passato neofascista oppure cercare di riscrivere la storia. Ha indubbiamente imboccato la seconda via, purtroppo. Dopo aver evitato l'argomento in campagna elettorale, la Presidente del Consiglio, quando costretta ad affrontarlo dagli anniversari storici, si è pervicacemente attenuta alla linea ideologica della sua cultura neofascista di provenienza. Ha preso le distanze dalle efferatezze indifendibili perpetrate dal regime, come la persecuzione degli ebrei, senza mai però ripudiare nel suo insieme l'esperienza fascista. Ha scaricato sui soli nazisti le stragi compiute con la complicità dei fascisti repubblichini. Alle Fosse Ardeatine non sono stati barbaramente trucidati degli italiani dai tedeschi, sono stati barbaramente trucidati degli antifascisti. È una cosa ben diversa, è per questo motivo che furono scelti e trucidati con la complicità dei fascisti. Infine, ha disconosciuto il ruolo fondamentale della resistenza nella rinascita italiana, fino al punto di non nominare mai la parola antifascismo in occasione del 25 aprile dello scorso anno e temo oramai nemmeno in occasione del 25 aprile di quest'anno. Mentre vi parlo stiamo di nuovo festeggiando, perché è una festa questa, qui tutti insieme la liberazione dal nazifascismo. Non basta dire la festa della liberazione, bisogna ricordarlo ogni volta, la liberazione dal nazifascismo. La parola che la Presidente del Consiglio si rifiutò e si rifiuta di pronunciare palpita ancora sulle labbra riconoscenti di tutti i sinceri democratici, siano essi di sinistra, di centro o di destra. Ma io temo che finché quella parola antifascismo non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana. Grazie.